Buonasera e bentornati a una nuova puntata di Municipio X. Questa sera sono in compagnia di Matilde ed Elena del collettivo Frammenti. Le ragazze ci spiegheranno cos'è Frammenti, di che realtà stiamo parlando e perché questo nome. Lascia a voi l'introduzione. Frammenti è un collettivo, è nato a ottobre 2019 da una nostra idea, e però è nato come in modo pratico solo a marzo 2020, quindi in pieno Covid. Nasce dal fatto che i nostri percorsi di studio si sono intersecati e quindi abbiamo deciso di portarli avanti come una cosa sola, dando la mia parte artistica e la sua parte, diciamo, più femminista, unendo queste due cose e portando avanti un progetto unico. È nato con intento come un collettivo e non come, per esempio, un'associazione, un'associazione culturale, cose che abbiamo valutato, ma che alla fine abbiamo scelto di non perseguire semplicemente perché ci piace l'idea di lavorare senza una gerarchia, di non avere presidenti, non avere vicepresidenti, di lavorare tutti allo stesso piano, di poterci sentire liberi e libere di partecipare senza questi rapporti di potere, dinamiche di potere così espliciti. Sì, parte proprio della vostra natura, ne parlavamo prima, mi raccontavate appunto che cos'è Frammenti e quindi ha questa duplice natura di cui parlavamo, femminista ma anche artistica, e poi un po' penso che sia un po' la chiave questo del collettivo, presentare i partecipanti tutti un po' come degli ideatori che portano avanti, insomma, il progetto di per sé. Assolutamente. Sì. Frammenti vuole essere uno spazio libero e partecipato in primis, e come appunto il nome deriva proprio da qui, nel senso che vogliamo che sia un luogo sicuro in cui le persone possono confrontarsi e avere conversazioni, e le conversazioni le abbiamo pensate come piccoli frammenti che vanno a comporre un caleidoscopio che quindi muta, cambia, come anche come proprio il femminismo nel mondo e in Italia, quindi mettendo insieme diverse correnti di pensiero, diverse opinioni, per creare verità multiple, non una sola. Anche perché voi avete delle matrici, insomma, multiple di per sé, proprio avete studiato anche all'estero, quindi avete avuto modo di entrare in contatto con realtà diverse. Cosa avete imparato, insomma, dalla vostra esperienza personale che poi sicuramente rivedremo in Frammenti? Sì, era proprio questa anche la spinta che abbiamo ricevuto. Abbiamo avuto ovviamente un enorme privilegio quello di poter andare all'estero e studiare e formarsi anche in una realtà che non è necessariamente quella italiana. E abbiamo entrambe riscontrato davvero una diversità significativa in come viene percepito il femminismo o i movimenti femministi all'estero versus in Italia. E da lì è nato anche il bisogno nostro di provare a pensare, a immaginare un femminismo, un movimento, appunto noi ci definiamo transfemminista queer, che non sia necessariamente un femminismo super pop, super mainstream, molto digeribile, proprio pensato per diciamo un audience molto molto vasta. Ovviamente uno dei nostri principi fondanti è quello di rimanere accessibili, di non restare appunto un femminismo accademico di difficile, insomma, fruizione, però non vogliamo neanche restare a, io questo è un esempio che faccio sempre, Beyoncé che sale sul palco e dice sono femminista, fine. Sì, l'esempio è pratico che riporta un po' questa idea di una realtà che vuole essere complessa in toto, esatto. Cioè non solo per l'elaborazione fatta da persone diverse che interagiscono, ma anche penso proprio per trattazione di argomenti, sì, che non si limitano magari a un ambito più ristretto e però più facilmente, appunto, come dicevi tu, digeribile dalla massa, ma al modo di far conoscere anche pensieri diversi, credo. Sì, sì. In questo Frammenti si differenzia dalle realtà già esistenti in Italia e a Milano in particolare, perché è la realtà in cui noi ci troviamo in questo momento. E sicuramente abbiamo un'attrattiva minore rispetto a questi, ad altre realtà che si occupano di femminismo più pop e più digeribile, appunto. Ma cerchiamo di compensare questo gap con l'utilizzo di forme artistiche che possono veicolare messaggi in modo molto immediato e molto proprio concreto, concreto anche, sì, perché trasmette l'idea, è uno
un po' una commissione tra parola e immagine, no? Anche il nome dire. Stesso esatto. lo dice, frammenti, esatto. dicevamo prima, è frammenti stesso, sì, simbolo, sì, idea, sì, insieme. Esattamente. Poi siete una realtà comunque neonata, per cui sì. insomma c'è un po' di strada da fare, chissà che questo non sia poi un nuovo metodo di comunicazione anche, sì. no? del femminismo, che poi di fatto è un nome che include per voi diverse riflessioni. In realtà, e infatti è anche proprio questo, col nome Frammenti, l'idea di avere una molteplicità di voci, proprio una pluralità insieme, che rispecchia quello che è in realtà il femminismo. Noi parliamo spessissimo di femminismo, ma di quale femminismo? In che realtà? Di che corrente? Ce ne sono tantissime di... E quindi appunto vogliamo anche dare onore a questa cosa, non rappresentare questo movimento come un movimento super monolitico, univoco, ma anche frammentato, anche, ma anche in modo positivo. Sì, e anche intersezionale, quindi unendo al femminismo ovviamente l'antirazzismo, l'anticapitalismo, l'antiabilismo, tutte queste, sì. questi valori che per noi sono assolutamente fondanti. Mi viene un po' da chiedervi poi come riflessione, visto che parliamo di valori, no? Che poi facciamo stare sotto il nome di un collettivo, ma che tra di loro si differenziano e possono portare a varie riflessioni. In cosa vi vedete diverse, no, dalle altre realtà in primis, e poi anche cosa pensate voi del femminismo, no? Cioè c'è un'accezione che è tipicamente femminile uguale donna, oppure di per sé che riflessione può portare? Perché magari diamo modo anche a chi vi conoscerà, strada facendo, di capire che tutti possono far parte di Frammenti. Certo. Questa domandona. Ma siete in due, ve la potete giocare, possiamo sì, prenderci delle pause, sono sicura che arriveremo no, al punto. Il femminismo per me è sempre stato molto importante far capire che non è una questione da donne, ma come per esempio il razzismo non è una questione solo per persone nere, cioè l'idea è quella del realizzare che nella società contemporanea ci sono dei rapporti di disuguaglianza, di potere, ci sono delle minoranze oppresse e invece c'è chi rispecchia, diciamo, quella che è la norma che il potere lo ritiene, lo racchiude. E quindi in tutto questo il femminismo che cosa cerca? Poi secondo me, certo, Elena, in questo un momento, punto di vista il mio questo. Punto di vista, non parlo di certo per chissà quale movimento, ma secondo me il femminismo ricerca un approccio intersezionale, e quindi non è soltanto una questione del, per esempio, la misoginia, non si parla soltanto dell'odio verso le donne, del sessismo, si parla di antirazzismo, si parla di abilismo e quindi come vengono trattate le persone disabili nella nostra società, perché il mondo è strutturato in un certo modo rispetto a un altro. E è proprio un approccio critico nei confronti di quelle che sono le relazioni di potere all'interno della nostra società. Questo è il femminismo per me, il che vuol dire che non riguarda soltanto le donne, certo. riguarda poi voglio dire, questa è un'altra mia opinione, il sessismo riguarda gli uomini, gli uomini ne devono parlare, non sopra le donne, non prevaricando, ma loro sono assolutamente parte della conversazione, perché chi è che... Cioè, riguarda forse l'umano, no? Non solo l'uomo, esatto, di per sé, ma proprio l'umano, esatto, per cui... Esattamente, anche cercare un attimo di andare al di, certo, là di questo binarismo. Del binarismo uomo-donna, cioè cercare un po' la complessità delle questioni e non fermarsi a queste... Sì, far parte di un collettivo per entrare nelle questioni, sì, poi, no? È un, esatto, modo di scambiarsi idee, per l'appunto, e conoscere anche sotto un'altra luce, che esattamente, e poi quella del dialogo, insomma, della relazione con gli altri. Sì. Sì. Ed è per questo che il collettivo è aperto a chiunque voglia farne parte, sì, e chiunque voglia accettare e rispettare i valori fondanti appunto di un femminismo intersezionale, inclusivo, dell'apertura al dialogo, dell'inclusività, della celebrazione delle differenze in generale. In tutto. Sì. Un aspetto che sicuramente può arrivare, secondo me, insomma, chi vi sta ascoltando, è quello artistico, perché mi avete parlato di arte contemporanea, che mi sembra ad oggi una realtà comunque di difficile fruizione, nel senso che comunque pensiamo al percorso scolastico, di per sé non permette ai bambini, ai ragazzi fino a una certa età di entrare in contatto con l'arte. Voi in che modo pensate di mettere in contatto con l'arte? Beh, l'arte contemporanea soprattutto è un'arte che ha mille facce e mille applicazioni e mille metodi di essere portata in vita, e questo fa sì che possa essere applicata a davvero qualsiasi tema possibile e offre degli spunti di riflessione molto interessanti per tutti i temi che noi di solito vogliamo affrontare.
Proprio perché è vista come un ambito elitario spesso, no? Appunto i critici d'arte spesso parlano con questo linguaggio molto criptico in cui non si capisce niente, non si capisce dove vogliono andare a parare. Noi cerchiamo di parlare di arte contemporanea invece con un linguaggio molto più accessibile e facendo sì che non rimanga un'opera fine a se stessa, ma che invece venga attivata attraverso i messaggi e la percezione delle persone. In più, questo riguarda le riflessioni che tiriamo fuori parlando di opere d'arte. In più facciamo sì che vengano create nuove opere d'arte e quindi per esempio abbiamo illustratori e illustratrici che lavorano insieme a noi e escono illustrazioni ogni settimana a seconda dei temi che trattiamo sul nostro sito e sui nostri social, ma anche con l'organizzazione di eventi quello che vogliamo fare è proprio far sì che le persone possano sentirsi in grado di tirare fuori l'espressione artistica che hanno dentro sé. Per veicolare nuovi messaggi. Sì, forse mi permetto di dire, poi correggetemi se sbaglio, ma l'idea del collettivo è questa, no? Di portare alla luce riflessioni diverse. Forse l'arte è proprio come espressione di un pensiero, cioè che non sia veicolabile solo attraverso i libri, solo attraverso un canone, ma l'idea di arte contemporanea, quindi arte partecipata, porta proprio questo. Sì. Quindi che non nasca anche una nuova forma d'arte, oltre a una nuova forma di pensiero, più giovanile direi, no? Anche esattamente, esattamente, coinvolgere anche appunto in questo modo persone che arte la fanno, ma che magari non hanno degli spazi o delle possibilità, in questo momento soprattutto a Milano, che è una città, diciamo, cioè molto... in questi ambienti molto elitari, in questo senso, cercare uno spazio di creazione di arte insieme che possa anche appunto veicolare meglio o in un modo diverso quei messaggi che sono i messaggi del femminismo che magari rimangono sempre lassù in queste torri accademiche. Come vi auspicate possa cambiare Milano? Non so se è domanda difficile, se ci avete pensato o comunque nel vostro piccolo che cambiamento potete portare con frammenti? Nella riflessione. A me piacerebbe personalmente che venisse fuori un ambiente più, diciamo, sotterraneo, no? Un po' più underground, diverso appunto dalla Milano ricca, dalla Milano bene, no? Ma che possa essere attivo nelle nuove proposte e quindi in cui le persone più giovani si possano riconoscere. Secondo me Milano è una città difficile in cui riconoscersi spesso e invece vorrei che nascesse proprio una comunità sotto la Milano bene che possa accogliere tutto, tutti, tutte, tutto. Sì, che la renda appunto una città tutto tondo, sì. Da quel punto di vista, no? Che magari sembra un po' una riflessione quasi complessa o quasi un po' troppo scolastica, però di fatto è così, cioè il compito della riflessione collettiva è proprio questo, sì, cioè sì. Dare spazio a una dimensione che magari non si associa a una città in particolare. Esatto. Milano probabilmente è sinonimo di un qualcos'altro ancora per oggi rispetto ad altre città italiane. Com'è? Infatti, esattamente, questo è proprio un altro punto. Infatti io risponderei che per me è molto importante anche l'aspetto di partecipazione politica, alla vita politica, ma non la politica stereotipica che intendiamo oggi, proprio una ricerca assieme che parta dal basso, che parta dai giovani, dalle generazioni che adesso tra l'altro sono anche quelle incredibilmente colpite dalle conseguenze della quarantena. C'è una ricerca di una socialità, di uno stare insieme politico che si rifaccia appunto ai valori del femminismo, che pensi a come può cambiare anche quelli che sono i valori che per me sono anche un pochino ormai vecchi della società standard tradizionale italiana e cercare insieme di proporre delle alternative anche a Milano in un posto che è così... Puntiamo a una società che collabora di più, insomma, sì, meno in discussione continua l'uno con l'altro, però un polo comune a cui guardare. E che dia spazio alle differenze e che sia proprio celebrativa delle differenze. Tra l'altro abbiamo menzionato la quarantena, Covid, e tra l'altro all'inizio della nostra chiacchierata avete menzionato il marzo 2020, che è il mese clou, no? Per la nostra esistenza. Siete nati in piena quarantena, per cui sì. Immagino che l'online, i contenuti web per voi siano tanto, però non sono tutto, perché realizzate eventi? Parlateci un po' di questo aspetto. Cioè sì. Per conoscere frammenti cosa si può fare? Beh, per conoscere frammenti ci si può trovare su Instagram e su Facebook a frammenti_m e poi abbiamo anche un sito web che utilizziamo soprattutto come punto di arrivo per chi ci cerca online e anche come archivio dei nostri contenuti, ed è frammenti-m.com.
Queste piattaforme sono state fondamentali per noi, immagino, durante la quarantena, anche perché poi in realtà io vivo ancora in Olanda e quindi mi sono ritrasferita da poco, e quindi per noi era proprio anche un modo di rimanere non solo in contatto tra di noi, sviluppare questa idea, ma avere un qualcosa che potesse esistere in un momento così drammatico e dove la socialità, dove tra l'altro proprio l'anima del nostro collettivo era difficile da realizzarsi, perché sì, questa collettività, questa socialità che noi volevamo ricercare, questo spazio partecipato che volevamo creare, ovviamente poteva solo essere online, e quindi è stato un po' limitante, ma anche ci ha fatto scoprire davvero l'importanza. Nuovi strumenti. Avete portato alla luce il lato positivo dei social, sì, che servono appunto a mettere insieme da quel punto di vista. Esattamente. Sì. Abbiamo avuto anche più tempo per riflettere sul tipo di eventi che vogliamo portare in vita e sui limiti dei social, della divulgazione online, invece sui limiti del fare le cose in presenza, comunque ci possono essere. Quindi. E però allo stesso tempo sul vantaggio di avere delle piattaforme online in modo da essere accessibili banalmente per chi non vive a Milano, esatto, per chi non si può recare fisicamente ad eventi, esatto, e cose ed eventuali. Anche perché poi in realtà quello che noi vorremmo fare, che cominciamo a fare, sono anche eventi fisici. Nel rispetto delle norme Covid. Ne avete eccetera, già organizzati qualcuno in programma? Ne abbiamo uno in programma al 6. Si tratta di un flash mob con l'affissione di manifesti contro le violenze di strada, in modo molto inclusivo, quindi non soltanto quelle contro le donne, il classico catcalling, ma anche contro le persone grasse, per esempio, contro le persone queer, disabili. Cercano di essere proprio inclusivi parlando di violenze di strada, e sarà in collaborazione con Cat Calls of Milan, che è un altro gruppo che si occupa di questo, che si ispira a Cat Calls of New York, e fanno praticamente azioni in cui con gessetti scrivono sull'asfalto le molestie che le persone camminando per strada si sentono dire, e quindi le scrivono per veramente rendere, esatto, sì, tutti. Anche perché, piccola parentesi per chi non lo sapesse, il catcalling è proprio questo, un fenomeno per cui camminando per strada ci si sente menzionati in maniera non per forza negativa verbalmente, ma percepita negativamente, perché sì, io non voglio essere menzionata, non voglio che ci si riferisca a me in qualunque modo, esatto, sto attraversando la strada, esatto, e non sto pensando ad essere guardata o essere in questo senso. Sì, non è per forza la parola ed essere insultante, ma è l'atto in sé, sì, a esatto, risultare fastidioso. Sì, quindi questo è un evento. Un evento, il primo 6 ottobre, ma esatto, poi immagino 6. Che con i social uno vi possa contattare, sì, rispondete assolutamente. Sicuramente. Assolutamente. E poi un grosso evento, quello che è un po' da in via, no? alla stagione nuova del non solo online. Esatto, il non solo online. Che è quello del 10 ottobre. Sì. Negli spazi di Milano News. Di Milano News. Collaborate tecnicamente, direi. Esattamente, siamo veramente felicissime di questa cosa. Sarà un evento, un open mic, quindi una serata in cui artisti e performer di qualsiasi livello possono portare il loro materiale live davanti a un pubblico. E si chiama A Bocca Aperta ed è una serata transfemminista, queer e anche sex positive, in cui vogliamo proprio creare uno spazio di nuovo partecipato, che sia però davvero celebrativo anche di questa della comunità LGBTQIA, e che abbatte i tabù sulla sessualità e sull'erotismo, eccetera eccetera. Esatto. Open mic, perché microfono aperto, lo esatto, specifichiamo, così si può dire ciò che si pensa di fatto. E l'arte sarà il mezzo di comunicazione principale, direi, sì, il veicolo di una riflessione. Sì, in questo caso stiamo privilegiando per questo evento l'arte che è orale, più okay, che altro, e che quindi si può esprimere in questo modo, però ce ne saranno altre in futuro. Beh, questa è l'apertura di questa, esatto, nuova stagione, di 2020 in particolare, che però dà di nuovo spazio all'incontro personale. Però l'evento del 10 comunque sarà in diretta web, sì, su Facebook. Sarà in diretta su Facebook, stiamo lavorando su una diretta su Instagram, ma non sappiamo ancora, ma su Facebook sicuramente, sui, sì, canali di Milano News e Frammenti in contemporanea, quindi ci potete seguirli. Benissimo, ricordiamo i vostri canali, i nomi nuovamente, così per chi volesse seguire l'evento del 10 potrà sicuramente riferirsi alla pagina di Milano News o alla vostra, e poi per eventuali partecipazioni fisiche rimandiamo il tutto a un commento privato, scrivete su una Instagram, mail, su Facebook, mail, o una mail, ci potete scrivere a www.
No, www.frammenti.mi@gmail.com. Esatto. Questo è il problema dell'online, sono troppi nomi, troppe password di fatto. Esatto. La pagina Instagram invece è frammenti_m, su Facebook ci trovate come frammenti e il sito è www.frammenti-m.com. Allora ragazzi, io vi ringrazio per aver portato un'idea appunto come parte del collettivo Frammenti. Sicuramente ci rivedremo, se non fisicamente online, con i vostri prossimi eventi, e rimando a chiunque fosse interessato a scrivermi insomma su mail o chat Facebook, Instagram, e sicuramente avrete modo di includere un po' nel vostro circolo. Grazie a te. Per questo è tutto, vi saluto e alla prossima.